Ferro Azzurro ama Anacot Acciaio. Anacot Acciaio. 10.000 Anacot a 46 e fammi sapere come aprono le opzioni. Mister Trend. Consigli di economia e finanza per tutte le tasche su RTP. Gli spazzasoldi vanno e vengono con ogni mercato al rialzo. I sistematici, i seri, superano ogni ribasso. Le 10 ed ecco la campana del lunedì mattina. Mister Trend, buongiorno. Buongiorno a tutti, ma mi sa che abbiamo sbagliato la campanella. Ci vuole la jingle bell, ci vuole la campanella. Abbiamo sbagliato. La mettiamo l'anno prossimo. Ma potremmo magari. Ma no, magari sul finale vediamo di. Ci prepariamo meglio, ci prepariamo Vabbè, meglio. Allora diciamo, tiriamo dentro subito il nostro ospite. Subito. Che è puntata di Natale, la facciamo un po' spumeggiante. Che link, è spumeggiante e puntata ma di Natale. Ma che bravo! Ragazzi. Allora via, adesso neanche buongiorno. Ciao. Niente. Francesco, via. Ciao, ciao Gino, ciao Mr. Trend, ciao a tutti. Oggi è un po' la puntata natalizia, siamo un po' tutti così, diciamo, saltati tutti i canoni di quel che sono le regole della radio. A parte che noi forse il lei non tanto lo usiamo però in radio, né noi, siamo per il tu, va bene. Nostro ospite di oggi, Francesco Caruso, direi ormai lo presento ancora, ma ormai diciamo un affezionato ai nostri microfoni, esperto di strategie di investimento e vincitore di numerosissimi diciamo premi nazionali e internazionali. Ho fatto il mese di dicembre inventando un po' tutti gli speaker, tutti gli ospiti di dicembre sono stati speaker a IFTA 2017. Ovviamente anche Francesco Caruso è stato speaker, è dentro nel board, fondatore di Cicli Mercati, amico. Bella l'ultima, La più bella di tutte. Allora, Francesco, vabbè, siamo arrivati alla 161esima puntata di Mr. Trend. Diventiamo vecchi, qui passano gli anni. Ultima puntata per il 2017. E quindi, com'è stato questo 2017? Secondo un po', diciamo, quello che potevano essere così, diciamo, analisi a inizio anno e poi quello che il mercato, diciamo, volgarmente ci ha dato. Ma questo 2017 è stato un anno che poi alla fine si è rivelato fin troppo facile e soprattutto fin troppo un anno glamour, mi spiego meglio. Fin troppo facile perché non ci sono stati poi crolli su nessuna classe di asset, anche se chiaramente c'è una grossa distinzione tra quelle che hanno fatto bene, che sono pochissime, sono in particolare i mercati azionari e le famose mitiche criptovalute, sì, e quelli che hanno fatto quasi nulla, dove per bene si intende che non hanno davanti un grosso segno negativo, quindi i bonds governativi, quindi i bonds emergenti, gli high yield, eccetera eccetera, che però dobbiamo ricordarci nel portafoglio dell'investitore medio sono quelle che poi hanno il maggior peso. Ma che cos'è successo? È successo che i media ovviamente hanno sbattuto il mostro in prima pagina, e il mostro in questo caso erano appunto i rialzi delle borse, specialmente quella americana, i rialzi delle cryptocurrency. Se quindi nell'immaginario del nostro investitore è rimasto un anno assolutamente euforico. Questa è un po' la piccola foto, diciamo così, del 2017. Adesso, senza voler fare, perché è un termine che non mi piace e non lo voglio usare, ma senza voler fare il solito fenomeno, dice uno fa il gufo, ma lo stai augurando. Proviamo a dare una chiave più di educazione finanziaria a questo tuo anno fin troppo facile, che possa essere d'accordo. Il risparmiatore si abitua a non pensare che i mercati, senza essere gufo, senza essere catastrofista e tutto, hanno comunque due andamenti su e giù, e poi eventualmente vediamo di dire qualcos'altro anche. Ma guarda, io ho fatto una riflessione abbastanza secondo me, come posso definirtela, particolare, no, su questo discorso. Ho preso spunto da un articolo che mi avevano chiesto per un giornale, e alla fine mi è venuta fuori, perché poi mi vengono fuori, questa frase che ti leggo perché è solo da leggere. Il ciclo di apprendimento dell'investitore è di circa 8 anni, durante i quali si suppone che possa vedere tutto quello che c'è da vedere. L'ultimo ciclo di apprendimento è stato profondamente falsato
dalla politica monetaria, e quindi ci troviamo di fronte a investitori, ma soprattutto a una generazione intera di operatori che non conosce altro mercato se non quello del post-crisi, dominato dall'influenza pesantissima dell'azione delle banche centrali. Solo il futuro ci dirà quale tipo di soluzione i mercati applicheranno per uscire da uno stallo di ricusazione del rischio, ipervalutazione e di assenza di valore che ormai pervade quasi tutte le classi di asset del mondo dell'investimento. Beh, diciamo che allora io potrei mettere una parola, oltre a dire amico, siamo anche forse in sintonia, cioè, perché ti stavo dicendo, è vero che dici, io dico gli ultimi è andata bene, ma ci sono cicli di anni e tu hai anticipato, ovviamente, fai le analisi per cui eri più sul pezzo di me, è un rischio. Te la copio questa cosa che hai scritto, lasciami il copyright sulla tua frase che è spettacolare. Ma io ti ringrazio, mi è venuta fuori, ma è una cosa che io penso veramente da tempo, cioè il discorso che il ciclo di apprendimento dell'investitore di 8 anni, e guarda caso, perdonami, poi vai, tutti i grandi, tra virgolette, terremoti finanziari sono arrivati dopo circa 9 anni di rialzi. Se tu pensi a quello, ancora andando indietro nel tempo, a quello del 29, era arrivato dopo 8-9 anni di rialzi, anche quello del 2000 era arrivato dopo 8-9 anni di rialzi, cioè quando i mercati ormai sembrano assuefatti, tutti sembrano ormai aver sposato l'idea del rialzo perpetuo, e credimi che io raramente come in questo momento ho visto sposare l'idea del rialzo perpetuo da parte dei mercati come in questa fase. Ecco, allora lì si annida chiaramente il rischio, perché le difese cadono. Assolutamente. Mi sa che se abbiamo tempo poi ti rubo una tua definizione veloce delle bolle, che probabilmente ne avevamo parlato nella puntata scorsa, ma poi ti ho visto al TOL, che in effetti hai analizzato mercato azionario, mercato reddito fisso e criptovalute, poi nel trovare i tre punti che definiscono una bolla, e se riusciamo la diciamo, perché probabilmente poi a spiegare anche questo che stai dicendo, ecco. Ma a questo punto poi, ecco, oltre i mercati, diciamo, ecco, azionari, così a questo punto saltiamo anche subito sul 2018, dai, a questo, perché dicevo, ho scritto un po' nel post, ormai il 2017 comunque l'abbiamo visto, cioè i giochi sono fatti e vabbè, mancano 12 giorni e quindi è tutto chiuso. 2018, sì, dimmi Francesco. No, beh, allora, di solito un anno che finisce sui massimi è un anno che tende a cominciare bene, nel okay. senso che la chiusura di un anno sui massimi indica che cosa? Indica che comunque la pressione degli acquirenti è stata molto forte, e quindi è ovvio che non ha permesso, diciamo così, a nessuno durante quest'anno di prendere profitto. Se tu immagini un anno come se fosse una giornata di trading dove si scontrano i long e i short, se quest'anno chiude sui massimi vuol dire che tutti gli shortisti stanno perdendo, tutti quelli che sono senza azioni non stanno guadagnando, gli unici che stanno guadagnando sono quelli che hanno azioni. Quindi è una situazione favorevole ancora al mercato azionario, assolutamente. La questione è, come diceva Catilina, quousque tandem, fino a quando? Cioè, il problema è che i mercati hanno un trend molto maturo, molto più di quello che certi investitori percepiscono. In questo senso quindi bisogna stare, non dico allerta o essere preoccupati, però sicuramente bisogna essere disciplinati e bisogna capire che situazioni del genere non possono andare avanti all'infinito. Perché no? A questo punto, ecco, i tuoi modelli e quel che sono, ecco, tutti i tuoi modelli, allora un campanello d'allarme lo stanno dando. Solamente un discorso sul mercato azionario o facendo, ecco, i macro asset, materie prime piuttosto che valute, o hai qualche altro segnale di conferma o di diciamo nuovo trend che può sposare, ecco, poi un eventuale rallentamento del mercato azionario, se e no, quando, ecco, ci sarà, vedi, ecco. La verità sì. Caro Mr. Trend, è che io in questo momento non ho nessun segnale di uscita o di rallentamento, nel senso okay. che questa situazione, anche se è tirata, anche se è anomala, può ancora andare avanti. Io non ho neanche un segnale di rallentamento vero da parte dell'economia, che di solito è un pochettino una cartina al tornasole per capire un attimo come poi lo stato anche dei mercati azionari o cosa avverrà in futuro. Non ho nulla di tutto questo, quindi ho economie che sono in un trend positivo,
ho mercati azionari che sono in un trend positivo, quindi in questo momento io ho a che fare con la realtà e non con le mie opinioni personali. Chiaro. E la realtà che noi dobbiamo trasmettere è la realtà ancora che sicuramente per qualche mese questo resterà il nostro scenario di riferimento. Un conto è dire per qualche mese, un conto è dire, come stanno dicendo tanti, per i prossimi 3, 4, 5 anni. Ecco, io lì sono profondamente in disaccordo. Ma, a questo punto, allora, lo dico io così non lo dice Francesco Caruso, allora, lasciando stare chi magari fa queste analisi perché deve vendere i propri prodotti e sono prodotti che se vanno solo da una parte o non posso liquidarli, devo per forza dire che va bene, e questo lo sta dicendo Mr. Trend e non Francesco Caruso. Ma per quanto riguarda poi il discorso del risparmiatore, può essere che il risparmiatore, arrivando tardi sull'onda di un rialzo, percepisca come sono investito solo da uno o due anni, non guardo un grafico storico e quindi non ho la percezione come hai tu che il trend ormai è da 9 anni, adesso non mi ricordo più quanti mesi hai analizzato, che siamo in trend positivo. Sì, assolutamente, cioè c'è questo tipo di effetto finale nella fase finale del ciclo, di risucchiamento di tutti, anche di quelli che avevano maggiori dubbi all'interno del mercato, perché il mercato viene visto come l'unica fonte di reddito in questo momento. Dio santo, lo è. È vero. Cioè, è inutile che noi ci guardiamo attorno, se noi che cosa investiamo? In cosa investiamo? Cioè, quest'anno, leviamo un attimo freddamente il discorso delle azioni. Se noi levavamo le azioni e le criptovalute, che però sono state giocate da pochissimi, una eletta schiera di persone che sono state così smart da andare a prendersi rischio anche dal punto di vista del broker dove dovevano depositare i soldi, ecco, a parte loro, chi ha fatto gli obbligazionari ha fatto poco o nulla, chi ha fatto qualche cosa aperto in dollari ha perso soldi, chi ha fatto l'oro aperto in dollari ha perso soldi, quindi voglio dire, alla fine l'azionario è stato l'unico che ha dato delle soddisfazioni. Chiaro che un investitore dopo X anni dove vede che il suo reddito sulla parte obbligazionaria diminuisce e quello invece sulla parte azionaria continua a tirare, ha una forma di capitolazione mentale, no? Per cui a un certo momento dice basta, io non posso star fuori da questo mercato, quindi non me ne frega niente se Caruso mi dice che siamo avanti col ciclo, se l'altro Schiller mi dice che è carissimo, eccetera eccetera, io entro perché ormai sta guadagnando tutti, voglio guadagnare anch'io, entro anch'io, e al diavolo tutti i parametri di rischio, al diavolo la volatilità, me la gestirò e così via, e succede sempre così. Ma a questo punto è un link quasi per la spiegazione delle bolle, è vero che ne avevamo parlato tanto l'altra volta, però ecco, mi era piaciuto quel, ci sono tre punti che identificano una bolla sui vari mercati. Uno è quanta gente c'è dentro, forse, che poi è quello che fa la differenza forse con le criptovalute. Esatto, esatto. Cioè, una delle caratteristiche di una bolla è che la bolla arriva su un asset che viene tenuto in portafoglio da molti, molti, molti investitori, molto più di quelli che normalmente lo tengono in portafoglio. E quindi sono persone che magari non si sarebbero mai avvicinate a quell'asset, a quella categoria di asset, se non in condizioni eccezionali e se non spinte dalla volontà pura o semplice di guadagnare soldi, punto. Questa è la definizione. Quindi le criptovalute, che fino a poco fa erano una cosa di pochi eletti, man mano che c'è il CMI, che la dogana e la mette dentro i futures, man mano che arriveranno, perché arriveranno inevitabilmente degli ETF che permetteranno di investire nelle criptovalute, ce n'è già uno ma è quotato soltanto sul mercato svedese in questo momento, e beh, allora lì è ovvio che si scatineranno gli istinti selvaggi, Ok, per cui questa è l'altra spiegazione, che forse, ecco, se c'è una bolla di comunicazione forse ormai sul Bitcoin, non dico che è quasi sempre la prima notizia nei telegiornali o quasi sempre la prima notizia sui giornali, finanziariamente, ecco, non siamo ancora probabilmente in bolla, perché se tanti ne parlano, tanti vogliono arrivarci, ma vabbè, ecco, dovevamo anticipare, avevamo noi anche il professor Ametrano settimana scorsa, amico di Francesco, che era stato anche lui speaker a IFT 2017,
che ha spiegato alcuni dettagli. Il comprare Bitcoin non è faccio clic sul mio conto online e in 30 secondi ho il conto, è ancora tecnicamente un po' più complicato, giusto? Assolutamente, a meno che tu non vuoi comprare un derivato, quindi uno strumento finanziario legato alla quotazione del Bitcoin, è assolutamente giusto. A questo punto adesso, visto che siamo all'ultimo anno, faccio una domanda, visto che poi insegni, facciamo finta che io sia, faccio lo studente che chiede al prof, quindi a prof Caruso, ma una domanda sulla mele, questa è una cosa che... Allora, l'economia americana sono anni che sta tirando a questo punto, i tassi sono molto bassi, ma la leva per frenare l'economia americana a bassi tassi in America dov'è che vanno? Adesso là li stanno alzando, come lo incastriamo questo scenario? Eventualmente poi che ripercussioni potrebbe avere poi sui nostri tassi zona euro? Ma io senza farla tanto lunga ti rispondo in battuta, due, ci sta. Con due fatti. Il primo fatto è questo, e cioè che noi stiamo vivendo una fase di transizione di lunghissimo periodo. Dalla deflazione, dove noi siamo piombati nel 98-2000 a seguito della bolla .com e dello scoppio della bolla .com, e dalla quale stiamo uscendo adesso, gli americani ci stanno uscendo prima di noi, verso la reflazione, che è una situazione sana, dove l'inflazione sale pochino perché accompagna lo sviluppo economico. E quindi in questo senso il rialzo dei tassi americani non deve far paura, perché fa parte del nuovo ambiente, fa parte del nuovo gioco. È chiaro che sarebbe diverso qualche altro dato o qualche evento esogeno che cambiasse soprattutto quello che è la grandezza più rilevante di questo insieme, cioè la fiducia dei consumatori, perché tutto in Italia, negli Stati Uniti, in Europa, nel mondo, in questo momento dipende da questo fattore, dipende dalla fiducia dei consumatori. Questa è la vera chiave di volta. Ecco, adesso poi dicevi a questo punto anche l'altro punto del fattore esogeno. C'è un po' forse, la sensazione tra gli esperti che per invertire il trend possa essere solamente forse un fattore esogeno, se no altrimenti, come dicevi te prima, nessuno ha voglia e nessuno si sente di essere il primo a realizzare profitti e quindi... Come diceva un altro nostro ospite, finché la barca va lasciala andare, quindi tutti lasciano andare? Guarda, una bellissima domanda alla quale io ti rispondo volentieri. Basta andare sul web e cercare quali sono le previsioni degli esperti delle grandi banche per il 2018 e si ha subito la sensazione forte che sia la stessa identica cosa messa con la vecchia carta carbone, ok? O con il Ctrl C, Ctrl V di adesso. Sono tutte uguali e sono tutte positive, ovviamente. Non c'è nessuno che abbia la minima idea di possibile potenziale negativismo sul mercato. Sembra un consenso di tipo bulgaro, no? Ecco, giusto questo. Per dirti, è anche interessante capire che cosa succederà in un anno di consenso bulgaro, perché effettivamente è un anno dove è difficile in realtà, secondo i miei modelli, che il mercato rifaccia quello che ha fatto nel 2017, cioè questo tic-tic-toc sempre in salita e così via. Ma da un certo punto di vista ce lo possiamo augurare tutti, perché renderebbe le cose più facili, semplici, chiaro. Però i mercati sono delle macchine per deludere, quindi non sono così convinto. Facciamo un hashtag, dall'altra parte mi fa un segno bello, i mercati sono macchine per deludere, mettiamo un hashtag. Io avevo, in effetti, non me ne vogliono i macellai, avevo un amico che mi diceva sempre, guarda che quando se il macellaio guadagna di più investendo in borsa che facendo il macellaio, chiude la macelleria. E la domanda mi diceva sempre, tu la carne dove vai a comprarla? E quindi cioè, mi diceva così sempre, per cui la borsa non era fatta per arricchire tutti. Noi cerchiamo di fare educazione finanziaria, per cui cerchiamo di fare in modo che se non diventano tutti ricchissimi, se un altro, il primo obiettivo è non prendere, quindi che i nostri ascoltatori o lettori del sito di Mr. Train almeno non prendano delle batoste, che è una anche delle prime regole, però poi. Assolutamente sì, non prenderne, il primo non prenderne sui mercati è molto importante, specialmente per chi è un investitore privato, piccolo, fai da te, quello che si vuole, più o meno evoluto, ma comunque sia per tutti, anche per il trader, la prima regola è primo non prenderla, perché dalle grosse perdite poi la risalita è molto difficile.
a questo punto allora noi ci sentiamo di tenere, diciamo, o diciamo allacciate le cinture, o comunque noi questa benedetta campanella la facciamo suonare anche come allarme per i nostri radioascoltatori, perché a questo punto forse le parole di quasi inizio puntata di Francesco, non so, e comunque i miei modelli sono comunque ancora impostati a rialzo, però siccome adesso c'è il rischio che entrano quelli che si fanno più male, forse a questo punto Esatto, guarda, per continuare con la tua allegoria, io direi che questo è un anno, mentre questo il 2017 era un anno dove tu potevi volare con le cinture slacciate, perché proprio di turbolenze non ce n'erano. Ecco, questo è un anno con cui viaggiare con le cinture ben allacciate, perché arriveremo a destinazione probabilmente, speriamo bene, però sicuramente qualche vuoto d'aria noi lo sentiremo, e lo sentiremo secondo me specialmente nella parte centrale dell'anno. Assolutamente. A questo punto qualche chicca, così diciamo, cosa esce da Cicli Mercati, che chiaramente è il servizio di punta di Francesco Caruso, qualche chicca per così, tu, il sottoscrittore, o per chi ci sta ascoltando? Ma noi il panettone, quando lo apro dentro, cosa troviamo? Allora, vabbè, il sito si trova cercando, basta cercare Cicli Mercati o digitando il mio nome Francesco Caruso, si arriva subito al sito. E poi ci sono delle novità sicuramente. Una di queste novità è che noi partiremo con un servizio proprio sulle cryptocurrencies, ma lo facciamo non per cavalcare l'onda come fanno in tanti, ma proprio per cercare di istruire i nostri amici che vogliono, che sicuramente lo faranno, perché io so che lo faranno, è giusto che lo facciano, andare su questo strumento, su questi strumenti, perché poi si facciano il meno male possibile quando poi inevitabilmente ci saranno degli sciacquoni, e gli sciacquoni su questi strumenti sono delle robe molto ma molto volatili. Eh sì, in effetti ho davanti il grafico, davanti così al computer, ho visto che se i dati sono veri completamente, è arrivato quasi a 20.000, ma nel giro di poi qualche ora riscende a 18.000. Che 2.000 punti su 20.000, se la matematica non mi tradisce oggi, è il 10%. Ho un grafico a un'ora, per chi si intende vuol dire che ogni barretta che vedo è un'ora, quindi quando vedo 20 barrette vuol dire che è un giorno e mezzo, è come concetto. Ecco. Esatto. E questa non è neanche stata una gran volatilità. No, ok, è vero, perché poi c'è la salita da 17 a 20, forse nel giorno di due giorni, 3.000 su 17 è quasi un 20, diciamo. Per cui, infatti. Matematica è sempre teoria, giusto? Non c'è opinione sulla matematica, no? I numeri sono quelli. No, non c'è opinione, assolutamente. E quindi bisogna stare attenti, e quindi noi faremo questo report anche per stare attenti, per spiegare come stare attenti con disciplina sulle criptovalute. Poi vabbè, faremo tante altre cose, tanti miglioramenti eccetera eccetera, poi addirittura alla fine tu sarai il nostro ospite, perché noi faremo un bellissimo evento di fine anno dove inviteremo soltanto le persone della nostra community e parleremo solo di mercati, quindi faremo un evento tutto diverso da quelli di certi signori che vogliono vendere le cose. Il nostro evento sarà soltanto una bella riunione tra amici che amano i mercati e che vogliono parlare dei mercati. Fine. Assolutamente, mettiamo un hashtag ci piace, facciamo l'hashtag e spolliciamo sul... Quando arriverà il momento ti prometto che avviserò te e tutti, in modo tale che... Assolutamente. Ecco, che si sappia. A questo punto allora direi tagliamo una fettina di panettone, come dicevo, virtualmente con Francesco Caruso, ci mangiamo questa fettina noi a Pavia, Francesco a Milano, grazie mille, sono ripetitivo ma mi piace la chiarezza, la semplicità e la sua diciamo onestà intellettuale nel dire quello che pensa. Lo sappiamo che in questo momento dire allacciate le cinture e visto che siamo a Milano è FBL, cioè fa ballalò, state attenti, sembra di fare, diceva qualcuno che però non gli ha portato fortuna, fare il gufo. Noi non siamo gufi, vogliamo che la gente non si faccia del male. Poi a correre no, ma noi non siamo assolutamente gufi, anzi siamo stati tra i primissimi a essere rialzisti sulla borsa italiana in occasioni non sospette come il 2012 e 2016, quindi siamo tutt'altro che gufi. La questione è che siamo, come dici tu, obbligati eticamente a dire quello che pensiamo, e quello che pensiamo in questo momento è una cosa molto semplice: volate,
Quindi state dentro le azioni, ma ricordatevi che il 2018 e il 2019 saranno anni turbolenti e non ascoltate chi vi dice il contrario, perché chi vi dice il contrario in questo momento lo dice perché lo spera, mentre noi abbiamo dei dati che provano invece la probabilità che sia diversa. Beh, io ragazzi, con questo direi che faccio un abbraccio a Francesco, per cui mi sembra il modo migliore per salutare Francesco e augurare chiaramente buone feste, buon Natale e buon anno a lui, alla famiglia e tutta la sua community di Cicli Mercati. Francesco, senti e tantissimi auguri anche a te e a tutti voi che ascoltate. Senti sotto la musichetta che ti mettiamo, guarda, è lui, è Jingle Bells, ci siamo. Fantastico. Ciao, un abbraccio Francesco, grazie. Ciao. Beh, insomma, io Jingle Bell Rock devo farlo passare, Mr. Ci Trend. Ci stava, ragazzi. È l'ultima puntata del 2017, ma soprattutto è stata davvero una puntata molto chiara e una puntata di non speranze, ma sicuramente matematicamente alcune certezze si possono fissare. Voliamo, ma voliamo con le cinture allacciate. Forse era un po' il, come si dice, fil rouge, non è? Sì, ragazzi, sì. Poliglotto, ma è Mr. Trend, cioè, magari sbaglia il congiuntivo, però fil rouge è riuscito a dirlo, a pronunciarlo. A inizio Mr. Trend, quindi se siamo andati alla 161esima puntata, qualche anno fa, parlavamo molto dell'aspetto anche psicologico, sì, dell'investimento. Cioè uno dice, ok, fa investimenti, matematica, ok, ma c'è anche tantissima psicologia, diciamo, umana. E probabilmente la puntata oggi con Francesco Caruso, se possiamo riassumerla, probabilmente ha sicuramente al suo interno della psicologia, ma proprio perché la nostra paura, dico, di Mr. Trend, viene da dire un po' di quasi tutti i nostri ospiti, non è quella di dire non bisogna avvicinarsi a certi mercati. Se Francesco Caruso dava Mercato Rialzo 2012 e 2016 su Borsa Italiana, chiaramente la borsa va fatta, certo. I tassi sono quelli che sono, per cui la borsa va fatta. Il problema è come ci avviciniamo alla borsa. Non è borsa sì, borsa no. La borsa sì è già scontata la risposta, è sì. Quello che invece dobbiamo stare attenti e capire è come mi approccio alla borsa. Ragazzi, ci sono 8 anni di borsa americana a rialzo. Adesso andiamo, cioè va bene andare adesso, ma devo capire se fra 2 mesi forse il mio treno è finito la corsa. Cioè, ragazzi, quando una cosa la spingiamo per così tanto, e storicamente adesso è veramente tanto. C'è il discorso banche centrali hanno influenzato situazione nuova, assolutamente sì, però posso fare una cosa, l'unica cosa che devo avere, l'unico mio compagno di viaggio è alert, cioè sto attento a quello che faccio, non è che entro e poi prendo, vado 3 anni alle Seychelles e mi dimentico di tutto. Questo probabilmente adesso non lo si può fare. Ecco, giustamente tutti questi consigli dell'ultimo anno, riapriremo il 2018 con nuovi consigli, ma si sa già quando sarà la prossima puntata. Ma cosa facciamo? Non facciamo, cioè, nel senso, dopo la Befana, tac, siamo dentro subito? Ma io direi di sì a questo 8, punto. Vediamo se mi ricordo, averlo guardato prima a casa. Grande. 8 gennaio, lunedì, guarda, controlla se c'è un calendario. Vale. Già. Cioè, 8 gennaio, non ti hanno ancora portato il calendario, bisogna Mr. Trend fare il calendario. Aspetta, 8 gennaio, lunedì. Ma allora, Mr. Trend, questa è una previsione, ragazzi. Sì. Vi do l'unica previsione che vi do è che l'8 gennaio è lunedì del 2018, ragazzi. Perfetto, e Mr. Trend torna. Non abbiamo l'ospite, ma se riesco porto un ospite nuovo. Oh. Perché anno nuovo voglio ospite trovare un ospite nuovo. Mi sembra un giusto hashtag. Direi un giusto che va hashtag. Benissimo. Mr. Trend, vediamo. Tanti auguri. Tanti auguri, grazie. A questo punto prepariamoci per la 162esima puntata. Certo. Vabbè, vedremo come la faremo, non lo so. Magari cambieremo qualcosa. Finché la barca va, lascia andare. Giusto. Buone vacanze, buon Natale, buone feste. Diciamo così, feste serene a tutti, che forse è la cosa più importante che serve a tutti. Davvero. Buon panettone. Ciao. Ferro Azzurro ama Anacot Acciaio. Anacot Acciaio. 10.000 Anacot a 46. E fammi sapere come aprono le opzioni. A quanto le Anacot Acciaio? 5 3 quarti 6. 2.000 su. E le vendo 2.000. 2.000 Anacot. Mr. Trend. Consigli di economia e finanza per tutte le tasche su RTP. Prima lezione in affari, non essere emotivo per la borsa, ti annebbia il giudizio. Anacot Acciaio, che ha chiuso a 51 e un ottavo.